Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia, episodio 137, l'editto di Rotary con il professore Luca Lo Schiavo. Questo episodio è dedicato a Claudio Capozzo, grazie di cuore per il tuo sostegno continuo da 2 anni a livello Leonardo da Vinci, ma ne approfitto per ringraziare anche tutti gli altri 383 sostenitori su Patreon, Taipei e YouTube. Meno 17 ragazzi, meno 17. Siamo ormai ad un numero inferiore alla maggiore età, l'obiettivo è davvero a portata di mano. Vorrei provare ad arrivarci entro la fine dell'anno. Tu che ascolti, potresti essere uno di loro. Ringrazio in particolare chi si è unito nelle ultime settimane. A livello Galileo Galilei abbiamo Nikita Walter, D-Double e l'imperatore Giustiniano, primo del suo nome. A livello Marco Polo abbiamo Alessandro Lardo e Nico. Grazie Dorel Yordake per esserti aggiunto al gruppo dei Dante Alighieri. Sono davvero onorato. Ringrazio anche Andrea Barbagelata, Antonio Ciuffoli e Veronica Carnevali per essere passati a livello Galileo Galilei, mentre il mio amico Francesco, Paola Maga, Massimo Sartoris sono passati a Taipei. Grazie a tutti! Se volete venire ad ascoltarmi e avere un'occasione di firmare il libro, vi ricordo che a fine mese sarò a Gorizia per il festival È Storia. Vi rimando all'annuncio di qualche giorno fa per i dettagli, ma spero che non mancherete. Io sono emozionato di venire in terra longobarda. Come anticipato parteciperò a ben 3 eventi. Sabato 27 maggio tra le 12 e le 13 presenterò Le donne nella tarda antichità con la mia amica Galatea Vaglio. Alle 18 modererò l'incontro Donne di Roma e delle province con le professoresse Rohr dell'Università Ca' Foscari e Vukelic dell'Università di Zagabria. Domenica 28 maggio, grande chiusura con la presentazione del mio libro Il miglior nemico di Roma, alle 18. Ovviamente firmerò copie in qualunque di queste 3 occasioni e parlerò con tutti voi che vorrete venire a trovarmi. Sono davvero contento di venire finalmente nel Nord-Est, senza contare che manco dal Friuli esattamente da 20 anni. E lì è successa una cosa molto importante per la mia storia personale. Se volete saperlo, beh, venite a trovarmi. Ricordate la primissima puntata di questo podcast, quella che portava il numero che i romani non conoscevano, ovvero lo 0? Allora vi dissi che una delle domande alle quali volevo rispondere con questo podcast era la seguente: quando gli italiani hanno smesso di essere romani? Vi sarete forse accorti che alle nostre spalle abbiamo già un processo in corso verso quella direzione. L'impero occidentale, nel corso delle procelle del V secolo, è diventato un impero peninsulare, ristretto all'Italia. Poi Odoacre, Teodorico e Totila hanno messo germogli più o meno di successo di un'identità italo-romana occidentale, a volte vista in contrapposizione con i Greci d'Oriente e anche con i Franchi d'Occidente. I Longobardi hanno inserito una nuova variabile, dividendo l'Italia in 2. La parte longobarda, romano-germanica e concentrata sulla penisola, e la parte imperiale, con lo sguardo rivolto ad Oriente, verso l'impero romano di Costantinopoli. In tutto questo, però, un importantissimo ingrediente è rimasto in perfetta continuità con la tarda antichità: il diritto romano. La legge, in un mondo premoderno, è perfino più importante di quanto lo sia oggi, e chiunque abbia avuto a che fare con tribunali e avvocati, con successioni e condomini, con litigi e compravendite, può testimoniare quanto sia assolutamente fondamentale per il funzionamento della nostra società moderna. Eppure la legge, nell'antichità e nel Medioevo, era perfino qualcosa di più. Era il fondamento dell'identità, molto più di qualunque etichetta etnica o pigmentazione della pelle, che Dio non voglia. I romani erano coloro che seguivano la legge di Roma, i franchi erano coloro che seguivano la legge dei franchi,
Per definire un'etnogenesi, il sangue e l'identità etnica contavano molto di meno del sistema legale che determinava matrimoni, successioni e contratti. Il diritto romano, sin dai tempi della Repubblica, compenetrava la religione e l'identità etnica, fondendosi in un tutt'uno. Si può dire che l'Italia divenne davvero romana quando la legge di Roma si applicò anche nel Sannio o in Etruria, ovvero quando, come abbiamo appreso in Guerre Incivili, i popoli dell'Italia ottennero la cittadinanza romana e quindi abbandonarono le loro disparate tradizioni legali per abbracciare quelle di Roma. Questo avvenne nel primo secolo a.C., in seguito alla guerra sociale. Quella guerra trasformò Roma da una città-stato ad uno stato territoriale, che abbracciava buona parte della moderna Italia, con un unico diritto valido per tutti gli abitanti della penisola. Per secoli in Italia, quindi, ci fu un solo diritto scritto, il diritto romano, evolutosi nei secoli fino alla codificazione di Giustiniano, di cui abbiamo parlato nell'episodio 74. Eppure il dominio della legge romana sulla penisola, durato 7 secoli, sta per giungere al termine. L'editto di Re Rotari, nato con lo scopo di codificare le leggi antiche dei Longobardi e in parte adattarle alla nuova realtà italiana, avrà ripercussioni che il suo autore probabilmente neanche immaginava. Creerà infatti un'alternativa al diritto romano e coagulerà un'identità longobarda destinata ad evolversi sotto i Carolingi e nei secoli seguenti in una nuova etnogenesi italiana. Siamo di fronte al più importante passo verso una nuova identità italiana, separata e diversa dal passato romano. Se un popolo è la sua legge, la pubblicazione dell'editto di Rotari è il passaggio fondamentale per giungere alla nostra Italia. Il 23 novembre del 643 è una data fondamentale per la storia dei Longobardi e in generale di tutta l'Italia. Entra in vigore l'editto di Rotari e i Longobardi acquisiscono una legge scritta, quasi esattamente 1000 anni dopo la promulgazione delle leggi delle 12 tavole, che diedero l'avvio allo stesso processo per il diritto romano. Va detto che i Longobardi avevano già leggi, ma queste erano trasmesse oralmente ed erano custodite dagli anziani capaci di recitarle a memoria. Questi giudici dei Longobardi erano dei veri e propri codici viventi, incaricati di gestire le controversie secondo gli usi e costumi del loro popolo. Alcuni passaggi dell'editto, pur tradotti in latino, mantengono le ripetizioni e le allitterazioni dell'originale longobardo, un tipico stratagemma che permette la memorizzazione orale e che si ritrova anche in opere originalmente orali, come ad esempio l'Iliade. Che i Longobardi avessero un antico codice di leggi sarà forse una sorpresa per qualcuno. Ormai abituati al mito delle spranghe longobarde, siamo abituati a pensare a questi barbari come degli uomini senza legge, dove anzi vige comunque la legge della spada, o del più forte, o dei rapporti gerarchici tra condottieri e seguaci. In un certo senso, è in generale così che ci immaginiamo, a dire la verità, tutto il Medioevo. Che legge deve rispettare un feudatario se non il suo capriccio personale? Quale legge vige nel Far West dei nostri film, se non quello della pistola? Eppure questo non è valido in entrambi i casi. Tutte le società umane, anche le più primitive, perfino le più violente, hanno bisogno di regole per poter funzionare, per regolare almeno alcune questioni basilari del vivere in società.
La legge dei Longobardi, al loro ingresso in Italia, si era probabilmente già evoluta in diversi secoli e aveva codificato le questioni di sangue, le successioni, il matrimonio, i contratti e molto altro ancora. Per affrontare nel migliore dei modi questo argomento così complesso, ho avuto l'onore di parlare qualche tempo fa con Luca Lo Schiavo, professore ordinario di storia del diritto medievale moderno presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Teramo. Il professore Lo Schiavo è considerato uno dei massimi esperti di diritto longobardo in Italia. Oltre all'intervista, Lo Schiavo ha avuto la gentilezza di farmi leggere alcuni dei suoi interessanti articoli a riguardo del processo e in generale del diritto longobardo. Gli sono immensamente grato. Nella nostra conversazione affronteremo diverse questioni spinose. Qual era l'applicazione dell'editto? Aveva valenza territoriale, quindi per tutti gli abitanti del regno, oppure personale, quindi solo per i Longobardi? La fonte del diritto è una supposta tradizione germanica o ci sono altre fonti e tradizioni legali all'interno dell'editto? Come affronta l'editto le questioni relative ai reati e alle controversie civili? In cosa differisce il sistema della successione longobarda rispetto a quella romana? Come funzionava realisticamente un processo longobardo? Vi preannuncio che ci sono diversi passaggi che fanno molto Game of Thrones. Vorrei anticiparvi che questa puntata vuole essere una prima introduzione con la quale iniziare a familiarizzare con il Wergild, il matrimonio longobardo, i sacramentali, il processo, il preziario della violenza e tanti altri aspetti peculiari di questa raccolta di leggi così importanti per la storia d'Italia. Nel prossimo episodio vi citerò quanti più passaggi possibili dell'editto e andremo ancora più a fondo dei vari istituti. Per ora lasciamo la parola al professore Lo Schiavo, che ci condurrà per mano in un mondo che penso sarà allo stesso tempo affascinante e sconosciuto per la maggioranza di voi. Salute e salve e bentornati su Storia d'Italia. Oggi un'altra intervista del podcast. Voi sapete già che quando io non sono particolarmente forte su un argomento mi piace chiamare l'aiuto da casa. Non essendo io un esperto di diritto e avendo di nuovo, dopo aver parlato del Corpus Iuris Civilis, dovendo affrontare un argomento che ha a che fare con il diritto, ho pensato di chiamare uno che, dei maggiori esperti, se posso dirlo, del diritto longobardo in Italia. Quindi vorrei dare il benvenuto su Storia d'Italia al professore Luca Lo Schiavo. Grazie mille per essere, per essere venuto. Grazie a voi. È veramente un piacere. Veramente è un argomento molto interessante, perché ha un impatto così importante sulla storia del Regno dei Longobardi che sto trattando, ma in generale sulla storia d'Italia. Questa immissione di un primo diritto scritto diverso da quello romano. Quindi durante questa chiacchierata ogni tanto faremo dei paragoni per capire in che cosa è simile, in che cosa differisce dal diritto romano. Professore, la prima domanda che ho è proprio sulla genesi dell'editto. Cioè, i Longobardi fino a Rotari, quindi per quasi un secolo, non hanno avuto bisogno di una legge scritta. Perché Rotari, all'improvviso, insomma, neanche tanto all'improvviso, decide di invece passare a scrivere, come sostiene lui, la legge degli antenati? Quali possiamo supporre siano le ragioni di questa scelta? Effettivamente è una stranezza, perché se pensiamo che per esempio i Visigoti si dettero quasi immediatamente una legge scritta, e così poi anche i Franchi con Clodoveo, anzi di solito la legge scritta per un popolo barbaro rappresenta quasi un elemento di etnogenesi, cioè di costituzione del popolo, di riconoscimento, cosa che anche per i Longobardi, perché basta pensare all'Origo Gentis Longobardorum che precede
nei manoscritti sempre l'editto, che è insomma una storia mitologica con cui il popolo, diciamo, prende coscienza di se stesso, si riconosce come popolo. Ecco, forse diciamo è difficile dare risposte su basi certe. Noi abbiamo questi pochi documenti e su questi dobbiamo ragionare. Effettivamente 75 anni sono tanti. Perché hanno atteso tanto? Beh, c'è da dire che i Longobardi, che noi siamo abituati a considerare un popolo, in realtà non lo erano quando sono arrivati in Italia. Erano genti che più o meno parlavano la stessa lingua, lo stesso dialetto, che facevano sostanzialmente le stesse cose, cioè vivevano in maniera nomadica, sfruttando quello che potevano sfruttare, l'allevamento per lo più, e questo lo facevano in piccoli gruppi ed erano organizzati socialmente in piccoli gruppi. Poi magari lo vediamo meglio nel dettaglio qual era la costituzione sociale del popolo. Fatto sta che insomma arrivano in Italia in contingenze particolari, riescono fin troppo facilmente a invadere l'Italia. È un momento particolare, l'Italia esce da 30 anni quasi di ininterrotta guerra gotica, cioè guerra gotica è una guerra civile in sostanza, non ha risparmiato nulla, cioè rappresenta la fine veramente in Italia dell'antichità e l'inizio del Medioevo, insomma. D'accordissimo, ne abbiamo parlato di questo proprio nel dettaglio. Ecco, quando arrivano i Longobardi, diciamo, lì per lì non si pongono il problema come era stato per i Visigoti, come era stato per i Franchi, cioè di costruire qualcosa da contrapporre al modello romano che trovavano. Questo modello è abbastanza, diciamo, dislabrato. La compagine, diciamo, romana è molto debole, è prostrata da questi e vede i Longobardi come l'ennesimo, diciamo, accadimento negativo che si abbatte sulle loro teste, insomma subiscono senza... I Longobardi pensano di poter vivacchiare così come hanno fatto fino a quel momento. Ci vuole del tempo perché riconoscano la necessità di stringersi gli un con gli altri, di fare gruppo e di contrapporsi a un nemico che a un certo punto diventa invece concreto, duplice, triplice mi verrebbe da dire, perché hanno il nemico a Bisanzio, perché tutto sommato da Bisanzio l'idea di riconquistare l'Italia, di toglierla ai Longobardi non è mai tramontata. E poi c'è la popolazione, diciamo, romana, forse bisognerebbe dire romanza a questo punto, i possidenti, i ricchi, quelli che erano rimasti, che non erano scappati a Costantinopoli durante la guerra gotica e che, diciamo, aspirano a riprendersi molto di quello che gli è stato tolto, ma soprattutto il nemico vero è la Chiesa, perché i Longobardi, quando arrivano in Italia, forse in gran parte sono ancora pagani, ufficialmente si dichiarano cristiani, ma di culto ariano. E questo, diciamo, a Roma non piace per niente. I vescovi, infatti, stentano un po' ad accordarsi, a trovare un modus vivendi con i Longobardi. Insomma, quando questi nemici diventano più consistenti e la minaccia si fa, allora i Longobardi sentono di dover darsi delle strutture politiche più solide. Qualcosa che noi riconosciamo più facilmente, uno Stato, insomma, diciamo così, con un capo, con un vertice che è il sovrano. Ci vorranno ancora degli anni prima che si pensi a una legislazione. Questo accade in un momento particolare in cui invece tutto sembra sorridere ai Longobardi, perché i nemici esterni, Bisanzio e i Franchi, hanno le loro problemi, insomma, a casa loro, e quindi non sono minacciosi, e tutto sommato ormai la popolazione romanza, compresi i vescovi, hanno trovato il modo insomma, hanno accettato la cosa. Ecco, in quel mentre Rotari pensa di poter dare maggior sostanza al regno, sia estendendolo con una campagna militare, sia rafforzandolo nelle strutture proprio politiche. E che cosa di meglio per dare un segno, un simbolo evidente di questa monarchia che finalmente raggiunge il livello delle altre monarchie barbariche, se non darsi una legge? Il diritto del popolo longobardo. E qui arriviamo all'editto 753. La cosa interessante comunque è capire anche
diciamo, la fonte dell'editto in questo senso, perché da quello che dice nel preambolo Rotary sembra come se il re si sia limitato, il re, i magistrati e le persone da lui impiegato, insomma, per raccogliere le leggi, si sia quasi esclusivamente interessato a mettere per iscritto quello che veniva passato oralmente. Però mi sembra di capire che dall'analisi filologica del testo viene fuori che non sempre questo è chiaro, ci sembrano esserci delle innovazioni nell'editto, e in più non è chiaro quanto sia veramente legge ancestrale, quanto sia invece cose anche molto più recenti. Quindi forse questo sarebbe una parte interessante di cui parlare, insomma, la genesi dell'editto. Dunque, qui purtroppo, sottolineo purtroppo, c'è da fare una parentesi che riguarda la storiografia, cioè come dal 1800 in poi gli studiosi hanno guardato l'editto, perché l'Ottocento è il periodo del Risorgimento, del certo. Risorgimento in Italia e del Risorgimento, chiamiamolo così, in Germania, cioè Italia e Germania, per motivi diversi e alcuni anche simili, arrivano molto tardi all'unificazione nazionale. E c'è il romanticismo in Germania a prepararlo, e da noi invece c'è la spinta al recupero del classico, l'idealità di Roma, anzi la contrapposizione con il nemico tedesco, che in quel momento è l'Austria, peraltro. L'Austria, sì, che si oppone. Non aiuta, diciamo, la popolarità di una legge germanica, mettiamola così. Ecco. E quindi, diciamo, la storiografia si è da subito cimentata nell'editto, riconoscendo per alcuni versi ciò che rappresentava in Italia il germanesimo, cioè il nemico da sconfiggere, quindi una cosa brutta. Per altro verso, diciamo, era un elemento costitutivo della nostra identità nazionale col quale era giusto fare i conti. Basta pensare a Manzoni, insomma, come sì, il volgo, certo, disperso che nome non ha. E in realtà, diciamo, c'è voluto un secolo di studi per uscire da questo cliché e per scoprire che questo cliché di vero c'ha ben poco. In realtà i Longobardi non hanno avuto questo atteggiamento di forte contrapposizione con la Romanitas, ma un po' come i Goti, un po' come anche i Franchi, loro semplicemente aspiravano a che cosa? A venire in Italia, dove avevano visto che c'era il sole, che si mangiava bene, che si stava bene, e soprattutto stavano bene alcuni, e loro volevano fare come quelli che stavano bene, cioè come i ricchi, volevano trasformarsi in possidenti e vivere more romano, cioè esatto, farsi una casa con del terreno intorno e vivere dei frutti del lavoro dei servi, in sostanza. Erano pochi, anche questo va detto. I Longobardi arrivano in Italia e si stima non superassero, comprese donne, bambini, vecchi, servi, eccetera, le 200.000 anime. Sì, in più sì, c'erano anche aggregati altre genti. Quindi quando arrivano sono pochi, non trovano grosse resistenze e vorrebbero trasformarsi. Ecco, questo è un punto importante, delicato, perché la loro natura era sostanzialmente di guerrieri nomadi. Nel momento in cui cercano di trasformarsi in proprietari terrieri, diventano sedentari. E qui sta la radice cui alludeva lei della stranezza del contenuto dell'editto di Rotary. Ora, da tempo si è riconosciuto che nell'editto si devono riconoscere almeno due grosse masse, due diversi nuclei. Il primo dovrebbe riflettere più da vicino le vere consuetudini germaniche, tra virgolette, il secondo invece rifletterebbe le novità introdotte dai sovrani, in particolare da Roma, che riguardano, diciamo, il nuovo mondo, il passaggio a un regno, sì, il passaggio dal regime nomadico a quello sedentario di proprietari, eccetera. Ora, anche sulle consuetudini, in realtà, studiandole a fondo, quelle che sarebbero, diciamo, l'espressione più genuina della germanicità di questo popolo longobardo, e andandole a leggere, diciamo, senza gli occhi già preindirizzati, diciamo, dal pregiudizio del germanesimo, si vede che sono costumi che per certi versi riflettono
quelli di una cultura, qualunque cultura, un certo livello di crescita sociale e giuridica esprime. Cioè non c'è nulla di etnicamente connotato, se non invece un grado più o meno elevato, sviluppato di cultura, sì, di consapevolezza, eccetera. Per altro verso, certamente ci sono nomi germanici dal suono un po' strano, insomma ci fanno un po' sorridere e preoccupare, a seconda. Però poi, magari faremo qualche esempio nel corso di questa chiacchierata, al di sotto di questi nomi scopriamo rapporti giuridici che sono molto simili a quelli che conosce il diritto romano. Esatto, e questa ha colpito anche me. E un'altra cosa che mi ha colpito è come diversi diciamo studiosi hanno sottolineato anche come alcune pezzi del, diciamo, mi corregga se vi sbaglio ovviamente, alcuni pezzi di quella parte cosiddetta tra virgolette germanica assomigli molto al diritto castrense, cioè al diritto dei federati, al diritto romano degli accampamenti, questo insomma diciamo militare, che probabilmente i federati, come in certe fasi sono stati i Longobardi, erano tenuti a sottostare, quindi ci sarebbero anche nella parte tra virgolette più ancestrale del diritto, quindi non la parte introdotta da Rotari, ci sarebbero comunque delle influenze che vengono da una parte del diritto romano, forse più sbrigativo e più semplice, no? Quello militare. È esattamente questo il punto, perché la stranezza è che queste somiglianze col diritto romano non riguardano il contemporaneo diritto giustinianeo, ma riguardano istituti che appartengono al diritto romano dell'età arcaica. Ora, ci si è chiesti, ma come facevano i Longobardi a conoscere il diritto romano arcaico nel momento in cui arrivano in Italia e trovano... la risposta, diciamo, naturalmente ipotetica, è che, anzitutto, bisogna considerare che i Longobardi sono entrati in contatto con il mondo romano molto prima di arrivare in Italia. Certo. E sono rapporti di tipo politico, ma sono anche rapporti di natura, diciamo, negoziale, se, diciamo, la milizia federata può essere considerata un commercio, un negozio. In fondo io metto a disposizione il braccio armato e vengo pagato per questo. Ecco, e questo facevano, sì, i Longobardi, come tanti altri popoli o genti o tribù barbariche, in sostanza. Quindi per un paio di secoli i Longobardi hanno trattato e hanno impersonato Roma attraverso i generali romani con i quali venivano in contatto e stringevano questi federi, questi rapporti. Ma il fedus è importante perché non è soltanto un negozio commerciale, cioè tu combatti per me e io ti pago. No, perché i romani pretendevano che combattere sotto le insegne di Roma o comunque a fianco dell'esercito romano richiedesse anche l'accettazione di una disciplina militare romana. Cioè i romani erano abituati a condurre le guerre in maniera ordinata, razionale. E quindi anche gli auxili, anche i federati che erano esterni, certo, e collaboravano con l'esercito, naturalmente se il generale dava un ordine lo dovevano rispettare. Se gli diceva ritiratevi strategicamente e non fate il bottino, avrebbero dovuto obbedire, cosa che per i Longobardi sembra fosse particolarmente difficile. Ecco, ma in realtà i Longobardi, come i Visigoti, come anche i Franchi, ecco, gli Alamanni, eccetera, tutti quelli che hanno militato come federati, hanno dovuto accettare, sottostare a questa disciplina militare. Ora, i soldati romani, come tutti i soldati in genere, di tutto vogliono sapere tranne che del diritto, soprattutto delle sottigliezze del diritto. Quindi questa disciplina militare romana, che è pur sempre diritto, essendo disciplina, è molto semplice, è ridotta ai minimi termini, anzi c'è un diritto eccezionale che tiene conto della natura sociale del soldato e anzi cerca di tutelarlo, perché gli imperatori, per ringraziarsi gli eserciti, spesso concedevano cose che al normale cittadino avrebbero negato, insomma. E i Longobardi avevano conosciuto queste cose. Pensate che vuol dire per un barbaro, longobardo o no che sia, sapere che ogni mese gli viene pagato uno stipendio.
Cioè, per loro è una cosa che non concepivano, no? D'altra parte nemmeno concepivano il fatto che se uno faceva una cosa che gli sembrava normale, e cioè prendere bottino al nemico sconfitto, potesse per questo essere punito, cosa che invece i generali romani facevano se non erano loro a ordinare il saccheggio. Sì, 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 è chiaro. E quindi queste regole, queste norme semplificate, poi filtrano nella tradizione longobarda e finiscono poi nell'editto. Vengono introitate, diventano il proprio diritto, nel senso che loro conoscono quel diritto, perché si sono misurati con quel tipo di civiltà in quel modo esatto. Hanno fatto proprio, e quello vogliono, perché si sentono rappresentati da questo tipo di ordinamento, che è un ordinamento eccezionale. C'è il rapporto regola-eccezione rispetto al normale cittadino. Quindi il certo. Soldato è un privilegiato, e il longobardo è fiero di questo suo privilegio, e anche quando costituisce il proprio regno e si sente padrone in casa d'altri, vuole mantenere questo status privilegiato. Ecco, e quindi certo. Il suo diritto che sa un po' d'arcaico, ma che al longobardo va benissimo. Prima perché lo capisce, perché è semplice, e secondo perché rappresenta una posizione di privilegio. Certo. D'altronde il rapporto, in un certo senso, tra i soldati e i civili nel mondo romano è in un certo senso simile, perché anche lì ci sono dei privilegi specifici dei soldati rispetto ai civili, e in un certo senso mi sembra di capire che i longobardi portano questo privilegio, lo interiorizzano e lo applicano poi, una volta che sono in Italia, con i civili in Italia, in questo senso. D'altronde loro si definiscono exercitales, no? Sono il termine tecnico in latino per intendere il popolo, sono gli esercitali, gli uomini liberi in grado di portare le armi, cioè gli arimanni in lingua germanica diventano exercitales in latino, e sono coloro che sarebbero, secondo il diritto romano, cittadini pleno iure, cioè quelli che contano, quelli che hanno esatto. Esatto. Questo introduce forse un altro tema, che è quello che penso sia una domanda, ahimè, senza risposta, però la faccio lo stesso: l'applicazione dell'editto di Rotari, cioè è un'applicazione solo sul popolo longobardo, o possiamo capire che si estende anche ai cittadini romani, cioè agli abitanti romani del regno longobardo? E se non è così, dall'inizio c'è un processo, possiamo intuire un processo in cui poi viene applicato? Io posso rispondere soltanto dicendo come la vedo io, naturalmente. Esatto. Per come la vedo io, si parte da quel prologo dell'editto a cui faceva riferimento lei all'inizio. Rotari si rivolge ai suoi arimanni, ai suoi exercitales, quindi tutti gli altri sembrerebbero esclusi. In realtà poi le vicende del regno, e già quando Rotari governa questo sviluppo è andato avanti, portano per forza di cose l'allargarsi del popolo longobardo, cioè il numero degli arimanni deve per forza ampliarsi, e se i longobardi sono pochi vuol dire che entrano a far parte dell'esercito, cioè diventano exercitales, anche coloro che etnicamente longobardi non erano. Non lo sono, certo. E chi sono questi? È quel volgo disperso, che tanto disperso non è, ma che trova, si rende conto che ormai il futuro è quello, e quindi abbracciano la vita militare dei longobardi, o meglio, la vita militare. Ormai i longobardi non combattono più, neanche si vedrà quando arriveranno i franchi, però mantengono questa idea del militare come del privilegiato, colui che porta le armi, colui che può parlare in assemblea perché ha le armi, colui che ha la terra perché ha le armi per difenderla, colui che si sa valere o si fa valere perché ha i soldi, e quindi anche in tribunale, eccetera, eccetera. Ecco, ma perché no? Allora abbiamo indubbiamente al tempo di Rotari già in atto una fusione. Sì. Cioè molti romanzi ormai si riconoscono come longobardi, e viceversa i longobardi
a parte l'idea di sentirsi separati socialmente, ma non hanno difficoltà, ormai hanno abbandonato il dialetto germanico che avevano. Parlano un latino che naturalmente non è latino, ma è già un volgare. Ma anche i romanzi parlano il volgare. Non ci sono più le scuole. Lo stesso volgare che è in fase di evolutiva, insomma, nel VII secolo non è ancora un volgare, è ancora intelligibile rispetto al latino, però è già in evoluzione. Cioè, basta leggere appunto i capitoli dell'editto. Formalmente è latino, cioè le parole sono latine, ma la grammatica non c'è più. Le desinenze si confondono, insomma, è molto semplificato, estremamente semplificato, volgarizzato, appunto, questo è il... E quindi non c'è nessuna difficoltà a farlo in latino, si è molto detto su questo. Sì, probabilmente a redigerlo per iscritto sono stati persone acculturate, uomini del clero, cioè provenienti dal ceppo romanico, sì, quasi certamente sì, ma non merita di essere segnalato, questo era ovvio che fosse così. E d'altra parte i Longobardi non sentivano il bisogno di conservare la propria lingua, ormai l'avevano dimenticata, non la parlavano più. Rimangono, galleggiano alcuni relitti che sono queste parole strane che dicevo prima. Esatto, e che poi la cosa interessante è che durante l'editto vengono spesso tradotte, no? Che dice il Werhild che è questa cosa qui. Precisamente. Siamo in una fase di transizione, ecco. Esatto, rimangono alcuni termini tecnici perché non sono traducibili, ma il grosso è ovviamente quasi tutto in questo latino semplificato. Allora, andiamo adesso quindi nel contenuto, quindi entriamo proprio nel cuore della discussione. Diciamo che la prima sezione, la prima parte dell'editto è quello che, mi perdoni la semplificazione, poi si potrebbe passare come diritto penale. Oggi non ha niente del diritto penale come lo concepiamo noi, ma diciamo per semplificare. Quindi quello che riguarda sostanzialmente quello che noi oggi considereremmo dei crimini, no? Uccidere, menomare una persona. Eppure il concetto che hanno i Longobardi della violenza è molto diverso dalla nostra. Ci può spiegare quindi come Rotari organizza il meccanismo di compensazioni, insomma, appunto, abbiamo già parlato di Werhild, no? E l'angargatungi, che è il valore della persona, no? E perché vengono codificate da Rotari in questo modo? Perché mi sembra che, e qui non voglio anticipare la sua risposta, mi sembra che sia un'innovazione questa parte, cioè prende degli elementi antichi, ma mi sembra che sia fatta proprio per cambiare delle cose che al re non piacevano, di come i Longobardi gestivano la violenza, sostanzialmente. Sì, i Longobardi, come tutti i popoli, diciamo, barbarici, hanno un concetto niente affatto negativo della violenza, fa parte del loro vivere quotidiano, sono uomini che vivono delle loro armi e guai a non esercitare, diciamo, a non utilizzare queste armi. Tacito, se lo si può prendere sul serio, ci dice che che si andava nelle assemblee politiche con le armi. Oggi sembra assurdo, no? Io vado in Parlamento con la pistola, non può essere questo qui. Io vado in Parlamento, si chiama Parlamento, per parlare, non per sparare. Ma ci sono parecchi secoli, diciamo. Nel mondo, diciamo, che dicevo prima, nomadico, guerriero, l'arma è tutto, l'armatura è individua il singolo, lo rende quello che è, e quindi anche la capacità di usare queste armi che lui si porta dietro. Ora, quello che accade è che i Longobardi, come tutti gli uomini, possano litigare fra di loro. Quello che a Rotari e al monarca, se no non sarebbe tale, non sta bene, è che risolvano fra di loro le loro liti attraverso un sistema di giustizia privata o vendetta, come preferite. Perché? Perché questo, che pure è un costume, diciamo, naturale per queste persone che vivono così,
naturalmente comporta un indebolimento della compagine sociale. Cioè, se le famiglie si mettono a litigare fra di loro, ecco che il popolo longobardo si dissolve in una guerra di famiglia contro famiglia. Certo. Per evitare questo, il re deve dare un'alternativa. Allora, l'alternativa, che poi anche quello che lui dice nel prologo, cioè il motivo che secondo il prologo avrebbe indotto il re a legiferare, è proprio quello di dare delle regole affinché le liti vengano risolte nella maniera meno violenta possibile. Sì. Attraverso un sistema classico che tutti i popoli germanici e barbari conoscono, che è quello della composizio. Che cos'è la compensazione, diciamo? È una cosa che mi diverto sempre a sottolineare ai miei studenti, perché contemporaneamente, quasi contemporaneamente all'editto di Rotary, a Costantinopoli gli imperatori innovano, modificano il diritto giustinianeo, soprattutto il diritto penale, rendendolo ai nostri occhi molto più crudele. Compaiono cose tipo taglio delle orecchie, taglio del naso, taglio delle mani, e invece noi vediamo che i diritti barbarici prevedono anche per crimini efferati, l'omicidio, il ferimento, eccetera, pene pecuniarie. E allora, sì, diciamo, il pensiero è: ma allora questi barbari erano meno barbari dei contemporanei bizantini civilissimi, quelli dei mosaici bellissimi, eccetera? No, chiaramente non è così. Bisogna uscire dal modello cui siamo abituati, sia per aver studiato Roma, i romani e i bizantini, sia quello che accade oggi, in cui, diciamo, il tema della giustizia è un tema che è sottratto alla disponibilità dei singoli e affidato invece allo Stato. Allo Stato, e questo non è il caso dell'editto, dove invece lo Stato è prevista. Non c'è ancora, o quantomeno sta cercando di convincere gli altri che è utile. Esatto. È proprio questa l'idea. Allora, quando a litigare, ecco, scendiamo, diciamo, nel concreto. Allora, io mi sento offeso perché qualcuno mi ha arrecato, a me o a qualcuno del mio gruppo familiare, mi ha arrecato offesa. Che faccio? Non c'è lo Stato. Quindi vado direttamente dal capo famiglia di colui che mi ha offeso, può essere lui, può essere il figlio, può essere il nipote, può essere un lontano parente, ma comunque risponde a quel capo famiglia, l'unica autorità che tutti riconoscono, e gli chiedo conto. Qualcuno del tuo gruppo ha fatto questo a qualcuno del mio gruppo o a me stesso. E a quel punto il capo famiglia, che si vede accusato o comunque vede chiamato in causa il suo gruppo, ha una duplice possibile risposta. O dire sì, è vero, è successo questo, ma sono pronto a riparare, dimmi che cosa vuoi. Sì. Certo, diciamo, se il danno è stato per esempio l'uccisione di un membro della famiglia, diciamo, riparare diventa un po' difficile, perché la legge ancestrale vorrebbe, come tutti sappiamo, occhio per occhio, dente per dente. Sì, sangue per sangue, insomma. Che corresse il sangue, quindi colui che si duole potrebbe dire: dammi un esponente del tuo gruppo di modo che io ne faccia quello che voglia, cioè eserciti, certo, la mia vendetta. E questo naturalmente non può essere. E allora, diciamo, l'alternativa è che quello dica, appunto, o ti do quello che mi chiedi, che non sia il sangue, in fatto di soldi, oppure nega. E dice: ma no, non, questa tua accusa è infondata, nessuno dei miei ha fatto quello che tu accusi. È qui il momento, diciamo, in cui nasce la lite. Allora, noi siamo abituati che quando accade questo si va dal giudice. Il giudice è un terzo. Non solo è terzo, ma tutti riconosciamo la sua autorità. E perché ha l'autorità? Perché gliela dà lo Stato, il che vuol dire che se noi disubbidiamo al giudice interviene la forza pubblica. Esatto, ma tutte cose che diamo per scontato, ma che scontate non sono. Non lo sono per i Longobardi, certamente non lo sono. Quindi io non vado dal giudice, che sarebbe, essendo un ordinamento militare, l'autorità militare, cioè il duca. Perché non vado dal duca? Perché il duca è sì un'autorità, ma è un'autorità militare. Dal punto di vista sociale è esso stesso un capo famiglia. Se A e B che litigano sono due capi famiglia, il duca è C.
ma a livello di autorità ha esattamente la stessa autorità. Forse politicamente conta di più, è più forte, ma non ha un'autorità superiore, di livello superiore, che tutti gli si riconoscono. Non è un terzo, non è diverso da noi, e quindi ci può dire quello che dobbiamo fare, perché non c'è uno Stato che gli riconosce questa autorità. E quindi, diciamo, l'idea è quella di farsi giustizia da sé. Viene naturale lo scoppio della faida, che non è esattamente una vendetta, ma una vendetta organizzata e collettiva. Cioè, da quel momento in poi, il gruppo di A è nemico del gruppo di B. E può e deve, anzi, no? Non solo può, ma deve, perché altrimenti sarebbe, diciamo, si comporterebbe in maniera vigliacca, deve prendere vendetta nei confronti di qualcuno finché, insomma, non avrà soddisfazione. Sì. È la guerra della famiglia contro la famiglia. Un po' come, non è molto lontano, da quello che accade nelle guerre di mafia. C'è una famiglia contro un'altra famiglia. Non è un caso che questo termine poi è stato adottato per descrivere proprio quello, è la stessa tipologia. Esattamente. E in questo caso si inserisce Rotary con l'editto per cercare invece di diciamo, regolare tutto questo e di inserire un primo bagliore, un primo scheletro di autorità statale che sostiene non perseguite la faida, ma utilizzate queste regole che vi dico io e questo preziario, sembra proprio un preziario delle varie tipologie di violenza è proprio e questo. Di compensazione. È proprio questo, cioè il giudice deve convincere le parti che conviene farsi regolare la controversia da lui. Meglio sì. La mia decisione che non la vendetta. Salvo che questa decisione può essere ammessa, ammissibile e accettata in partenza, cioè io posso decidere di andare a far decidere la controversia dal giudice se rischio, riuscendo sconfitto, di pagare dei soldi. Ma se devo versare del sangue perché mi condanna a morte, perché mi condanna alla fustigazione o al taglio della mano, ma allora io mi difendo con la spada e tutto il mio gruppo è con me. Capite qual è la delicatezza della questione? Cioè io non posso, io giudice, condannare al versamento del sangue il colpevole, se io mi convinco che è colpevole. Perché il colpevole, che sa di essere colpevole, oppure nega di essere colpevole, se rischia questo, si difende con le armi, e quindi ce la fai. E ecco perché, diciamo, le uniche pene sono di carattere pecuniario. Io posso essere disposto a pagare dei soldi, ma non certo a versare del sangue mio o dei miei familiari. Su questa idea di compromesso, ecco che l'editto di Rotary, soprattutto nelle prime norme, si presenta come un tariffario. Un tariffario molto dettagliato, sì. Addirittura ridicolo in certe... Se mi consentite, faccio solo un riferimento a una serie di sì, norme. Sì, assolutamente, facciamo degli esempi perché aiuta assolutamente a capire. Allora, i capitoli dal 63 fino al 70, delle dita di una mano. Allora, se qualcuno stacca il pollice della mano di un altro, gli paghi una composizione, eccetera, eccetera. Il 64, il successivo, del secondo dito. Esatto. Se qualcuno stacca il secondo dito della mano, pagherà un po' di meno del pollice, perché il pollice, come sapete, è più importante. Il pollice è più utile, no? Ecco. Soprattutto per tenere la spada. Senza il pollice, certo. il longobardo... Ma anche un attrezzo... Qualunque attrezzo senza pollice. Ma il capitolo 65 ci dice anche del terzo dito e il 66 del quarto dito e il 67 del quinto dito, cioè c'è una norma per ciascun dito con un diverso prezzo. Piede, l'alluce. E poi segue, cioè dalle dita della mano si passa alle dita dei piedi. Perché questo? A noi sembra ridicolo. Non è ridicolo perché questo serve, questo dettaglio, questo entrare, diciamo, nel... fino nelle minuzie, serve proprio a evitare lo scontro sulla interpretazione della norma. Certo. Cioè certo. Lì dove il giudice avrebbe possibilità di dire più questo o più quello e quindi lasciare che uno dei due sia scontento perché il giudice ha scelto, ecco, evitiamo che il giudice debba scegliere, proprio perché nessuno gli riconosce la capacità di interpretare la legge al di sopra degli altri.
Allora la norma è, e questo è, diciamo, quello che dice Rotari, per evitare che il giudice metta delle composizioni molto alte per i poveretti che non possono fare nulla per opporsi e molto basse per i potenti che sono pari suoi e quindi li teme, li fisso io una volta per tutti. Ecco, in modo che siano uguali per tutti, in questo senso, non per tutti ovviamente, perché ci sono vari livelli, perché abbiamo tre livelli principali. Stiamo parlando degli arimanni sempre, cioè degli uomini liberi capaci di portare le armi. Perché però è una classe abbastanza ampia, cioè non c'è una divisione per esempio tra nobili, ci sono alcune specifiche che riguardano gli ufficiali del re, ma in teoria gli arimanni sono trattati tutti allo stesso piano, e poi abbiamo gli aldi, abbiamo i servi, quindi molto interessante da questo punto di vista comunque che la stessa norma comunque si applica anche agli altre due classi, solo con delle tariffe diverse, più basse. E a me, conoscendo che comunque i solidi, qui sono tutti espressi in solidi le cifre, il solido, vorrei specificare... solido soldato. La radice soldato, semantica soldato, perché il soldato è quello che viene pagato con i solidi, ovviamente. E i solidi hanno un valore molto alto. Cioè anche un singolo solido è un prezzo molto alto, perché è oro pesante rispetto... anche quando noi vediamo scritti 2, 3, 10 solidi, non stiamo parlando di piccole cifre, soprattutto per l'epoca. Sono cifre importanti che nella stragrande maggioranza dei casi probabilmente le persone non avevano in casa queste cifre. Richiedono probabilmente la cessione di terre addirittura per compensare soprattutto le cifre maggiori. Poi si arriva a delle cifre assolutamente... 900 solidi in qualche caso. 900 solidi, che è veramente un tesoro. E fra l'altro l'ho trovato molto interessante che, per esempio, la violenza sulle donne ha un valore molto più alto dell'uccisione di un arimanno. Questo è un rilievo acuto. In realtà bisogna fare attenzione a non fraintendere, non pensare che i Longobardi avessero una concezione molto, diciamo, pro-femminile, femminista, rispetto per esempio ai romani. Non è affatto così, anzi è proprio il contrario. Siccome la donna è considerata una pertinenza dell'uomo, allora l'offesa arrecata alla donna è un'offesa grave arrecata all'uomo. All'uomo, cioè, che sulla donna ha il mundio in particolare. Sì, ne parleremo adesso, adesso ci arriviamo su questa cosa, perché è molto interessante. E io qui vorrei leggere proprio nel 74, dove dice, poi Rotari alla fine di tutto il preziario sostiene: abbiamo stabilito delle composizioni maggiori rispetto ai nostri antenati, affinché dopo aver ricevuto la suddetta composizione si ponga fine alla faida, cioè all'inimicizia, che è l'inimicizia, no? Perché ovviamente il legislatore deve spiegare, no, cosa vuol traduce dire traduce in latino inimicizia, esatto, e non si reclami ulteriormente, né si coltivino propositi dolosi, ma la questione sia da loro considerata chiusa e rimanga solo l'amicizia. Quindi si intuisce proprio da questo articolo quello che ci ha spiegato della ragione per stabilire questo preziario molto dettagliato, insomma. Lo trovo molto interessante. E un dettaglio: ci sono delle composizioni che riguardano i servi. Se ho capito bene, le composizioni, però, ovviamente, i servi, essendo in realtà proprietà del padrone, vanno al padrone. In parte alla corona, perché già con Rotari, appunto, questa idea di dare sostanza allo Stato e importanza alle sue istituzioni e ai suoi magistrati, fa sì che una parte, una quota della composizio vada alla corona, che serve anche a pagare le spese processuali, eccetera. Però non certo al servo. Questo è interessante perché comincia a costruire questo meccanismo comunque protostatale, no? Insomma, ancora in fasce. Però c'è una parte in cui si riconosce che turbare la quiete del regno, in un certo senso, è comunque un crimine perseguibile dall'autorità, e quindi l'autorità va compensata, se ho capito bene. È una conquista questa, sì, è una conquista. È una conquista dell'autorità del re, in questo senso. Ora,
Passiamo invece alla seconda parte dell'editto, dopo aver parlato del diritto tra virgolette penale, la parte che io reputo ancora più interessante è quella del diritto cosiddetto civile, insomma dei rapporti economici tra le persone, e perché in un certo senso è quello che spiega di più la composizione di una società, no? Insomma, si capisce tanto di una società. E si capisce una cosa chiara, è che noi sappiamo dalle fonti che non essendo la società longobarda molto centrata sulla moneta e sulle transazioni economiche, ma molto di più sulla proprietà della terra, cioè la proprietà della terra è quello che dà il potere in un certo senso, anche gli uffici stessi di Duca, Gastaldo vengono accompagnati da delle terre per il sostentamento. In questo quadro, ma in generale, questo vale in generale, insomma, comunque la successione, quindi come passare la proprietà della terra, è ovviamente una questione cruciale, no? per tutta la società. E qui proprio ci sono delle differenze, se ho capito bene, molto importanti con il diritto romano, con la stessa concezione della società romana. Quindi ci può parlare appunto quindi della successione secondo l'editto di Rotari e come è quello che ci fa intuire della concezione della proprietà per i Longobardi. Nel momento in cui, come dicevo prima, invece i Longobardi arrivano in Italia e si trasformano in proprietari terrieri, per loro nasce il problema, fino a quel momento sconosciuto, di che cosa fare della terra, come gestire la terra e come lasciarla alle generazioni successive. Ecco, proprio perché diciamo la mentalità nomadica fondata su beni mobili, ora pensate un po', un gregge. Se io possiedo un gregge, cioè i miei averi sì, prendono forma di un gregge, e io ho tre figli, che faccio? Divido il gregge in tre parti uguali? Non ha senso. Perché? Perché tre pezzi uguali di un unico gregge non fanno l'intero, cioè 30 pecore su 100 valgono molto meno del gregge intero. Quindi danneggio i miei figli. E invece quello che devo fare è convincere i miei figli a mantenere unito il gregge, possibilmente a crescerlo, di modo che tutti ne traggano un terzo, un terzo e un terzo degli utili del gregge, piuttosto certo. Che dividere gli animali, no? Quando invece ho la terra, io posso e devo dividerla. Ed è una cosa che i Longobardi imparano arrivando in Italia. E non sanno come fare. E come faremmo tutti noi, guardano come fanno gli altri. Allora, la successione, che nel periodo del nomadismo era abbastanza semplice, cioè il padre lasciava ai figli indiviso il patrimonio e i figli cercavano, a meno che non litigassero, a meno che non ci fossero, di tenerlo indiviso perché valeva di più, e quindi semplicemente sostituivano l'autorità del padre con una nuova autorità. Il fratello maggiore, il fratello più saggio, non ha importanza, ma il gregge, il patrimonio mobiliare rimaneva unito. Nel momento in cui è terra e non più animali, la tendenza ovviamente è quello di mantenerlo comunque unito, perché siamo abituati a tenere le cose alle cose in comune. E comunque è proprio, sembra che c'è proprio questa volontà di tenere la terra all'interno assolutamente del gruppo familiare, di impedire che venga alienata, che esca fuori dal mentre il diritto romano prevedeva la possibilità di cedere tranquillamente la terra al di fuori del gruppo familiare. E pensate facilmente che, insomma, mentre io sono consapevole che il gregge diviso in tre non funziona, io posso pensare che un terzo delle terre di mio padre, che posso gestirmi io, lo faccio valere molto di più di quello che fa il mio fratello maggiore, che è un po' un incapace. Sì. Perché io ho guardato come fanno gli altri, sono più intelligente e sono sicuro che lo faccio valere di più, che lo faccio fruttare di più. Perché devo aspettare che mio fratello maggiore mi lasci qualcosa quando posso? No? Allora lo stimolo, la spinta alla separazione, alla suddivisione del patrimonio, dell'asse ereditario, è più forte. E si guarda come fanno gli altri. Allora, anche qui il discorso sul diritto militare torna utile, perché uh-huh. ovviamente la tribù nomade conosce quella che noi chiamiamo
di successione legittima, cioè la legge stabilisce le quote parti che vanno, quanti sono gli eredi, se i figli sono i quattro si divide in quattro, eccetera, salvo la tendenza a mantenerle unite, ma idealmente io so che mi spetta un quarto, un terzo, a seconda di quanti fratelli siano. Non si conosce la successione testamentaria, in cui il genitore decide lui a chi va che cosa, perché certo, non fa parte della mentalità dei nomadi, mentre fa parte della mentalità degli agricoltori, dei possessori di terre, no? E adesso che anche i Longobardi possiedono terre, anche loro si aprono all'idea della successione testamentaria. E naturalmente come lo fanno? Nella forma che per prima hanno conosciuta, il testamentum militis dei Romani, che è una successione particolare, speciale, privilegiata per i soldati. Cioè i soldati sostanzialmente vengono esentati dal rispetto delle formalità che il diritto romano chiede al testatore, a colui che fa il testamento, e quindi la forma scritta, e quindi la presenza di testimoni, eccetera, eccetera, e consente, diciamo, la individuazione anche orale, non cupativa, si dice, dell'erede. E i Longobardi si adattano subito a questa forma, solo che, diciamo, non sanno nemmeno che nome dargli, se non quello latino, e non vogliono dargli quello latino, perché chiaramente sarebbe uno scendere, diciamo, dal piedistallo in cui pensano di dover essere. E allora si inventano una forma particolare, che è appunto questo Gairetinx, che viene, ecco appunto, diciamo prima, termini strani che vengono tradotti. Allora l'editto stesso dice Gairetinx id est donatio, quindi la equipara, sì, alla donazione. Poi se uno va a vedere si capisce che è una donazione mortis causa che il testatore fa nei confronti di quello che sarà l'erede, cioè lo individua, ed ha delle forme solenni, appunto perché non è fatto di scritto e quindi deve essere rituale, deve essere fatto alla presenza di un pubblico con un garante che nel diritto romano arcaico è libri, penso qui si chiama in un altro modo, e che soprattutto consente, diciamo, pubblicamente di accertare che il testatore, colui che fa il testamento, ha voluto che gli effetti delle sue volontà fossero, certo, questi. E io trovo molto interessante che il termine tecnico Gairetinx viene utilizzato anche per l'assemblea dei Longobardi. E noi sappiamo anche che la radice germanica, per esempio ancora oggi il parlamento islandese si chiama il Thing, che è la stessa identica radice di Gairetings, cioè assemblea, sempre un'assemblea. Quindi è evidente che c'è questo concetto di donazione di fronte a un pubblico, no? Quindi che va a confermare la donazione. Ma questo è in un certo senso, mi corregga professore, è un'eccezione, cioè loro partono dal presupposto che la successione è quasi sempre legittima, no? Quindi si utilizzano delle quote che sono scritte nell'editto, certo, in modo molto chiaro. È un'eccezione, ed è un'eccezione pericolosa, perché? Perché in questo modo il testatore, che potrebbe essere uscito di senno, danneggia l'intera famiglia, privilegiando uno e non il gruppo. Per questo ci vogliono particolari forme, particolari solennità. Perché se io, per esempio, decido, no, per testamento di liberare uno dei servi, perché è stato particolarmente servizievole mentre io ero malato, che insomma lo voglio rendere libero, io non posso semplicemente dire tu sei libero quando io muoio. Perché se io faccio così, intanto chiunque sarebbe autorizzato a dire ma dove sta scritto che tu sei libero? Provamelo, sì, certo, no? E per altro verso, se questo me lo prova, in qualche modo attraverso testimoni, eccetera, il gruppo familiare ha un servo in meno, si è impoverito. E questo, diciamo, è contrario alla mentalità, in sostanza. Ecco perché ci vogliono particolari garanzie, particolari forme. Il fatto che, diceva prima Ding, no? Questa assemblea, sembrerebbe anche questo, è stato utilizzato molto un elemento germanico, squisitamente, autenticamente, genuinamente germanico. E se io vi dico che i romani avevano la stessa cosa e lo chiamavano testamentum calatis comitiis?
Ah, perfetto, quindi questo non lo sapevo, interessantissimo. È semplicemente, come dicevo all'inizio, una fase di evoluzione culturale, giuridica, come volete, che tutti attraversano. Quando la cultura è ancora orale, si ripiega su forme simboliche e soprattutto pubbliche, in cui ci sia un pubblico, perché così tutti sanno che in quel giorno il tal servo è stato liberato e quindi tutti lo sanno, tutti lo accettano. Nessuno può dire dove sta scritto che tu, perché lo sanno tutti. Lo sanno tutti, erano tutti presenti all'assemblea che ha confermato questa cosa. Dà un senso proprio della comunità, in questo senso molto arcaico in un certo senso per noi, però ha un senso. E l'altra cosa che ha un senso, che io comprendo, è questa volontà di tenere all'interno della famiglia il valore, quindi cioè accettare l'uscita della ricchezza dall'asse principale ereditario solo in casi estremi e solo con molte garanzie, ma in generale cercare di tenere sempre la ricchezza. Voglio aggiungere un particolare da questo punto di vista, che rende molto l'idea dell'importanza del diritto longobardo e del perché lo si debba ancora considerare, perché appunto con l'osmosi di Longobardi e Romanzi certe cose, nel momento in cui l'intero livello culturale si abbassa, vengono percepite, recepite e riprese dai stessi Romanzi. Allora, nelle fonti medievali più tarde, questa stessa idea, cioè del mantenere unito il patrimonio del padre tra i fratelli, viene tradotto con una espressione giuridica ma poetica allo stesso tempo, ma molto simbolica, molto significativa, cioè ad unum panem ed unum vinum. Cioè praticamente continuiamo a bere e a mangiare nella stessa tavola, continuiamo a essere un nucleo compatto, familiare, di cose, uomini, averi e valori. Questo è, diciamo... Bello, molto bello. È molto medievale, questo sì, ecco. In un certo senso anche il nostro diritto contemporaneo ha una parte forte di protezione della successione legittima. Il diritto italiano contemporaneo, no? Insomma, non si può scendere sotto, adesso mi sto avventurando su dove non sono competente, però se non sbaglio anche noi utilizziamo delle quote e vale ancora oggi. Eh sì, questo è un portato, se vuole, del regime liberal borghese, per cui diciamo la proprietà va tutelata contro le stramberie del riccone, che potrebbe decidere di lasciare tutto al gatto, no? Ricordate il film degli Aristogatti, ecco. Sì. Allora ci si protegge, ci si tutela, insomma, non è necessariamente un bene questa tutela. Lo dico perché ho notato questa curiosa similitudine in un certo senso, perché poi, e qui torniamo invece al passato, e qui faccio un salto in avanti di qualche decennio, una cosa interessante è che, se ho capito bene, nell'edito di Rotary si evince come non è possibile alienare, per esempio una cosa tipica della società medievale, alienare il patrimonio in favore della Chiesa, mentre a un certo punto Liutprando lo rende possibile. La cosa interessante è che questo ha anche degli effetti proprio sulla società, perché vediamo che da partire dall'VIII secolo abbiamo molte donazioni, cominciamo ad avere anche proprio delle prove testamentarie, perché sono conservate negli archivi, in favore della Chiesa, che però non ci sono nel VII secolo. Questo è un passaggio importante, se ho compreso bene, poi nell'evoluzione della società longobarda. Sì, bisogna dire che Rotary aveva già la moglie cristiana cattolica convertita, mentre lui non si sa bene, ma almeno diciamo formalmente doveva professare il culto ariano, quello tipico tradizionale dei guerrieri longobardi, se voleva tenerseli diciamo vicini. Buoni. E quindi c'è un atteggiamento ancora di sostanziale, non dico ostilità nei confronti della Chiesa, ma certamente non c'è l'idea di dover privilegiare la Chiesa cattolica, perché c'è la Chiesa ariana.
Però noi sappiamo. Però si potrebbe donare alla Chiesa ariana, cioè nel senso da questo punto di vista il fatto che non si possa. La Chiesa ariana era sovvenzionata dallo Stato. Sì, sì, sì. Cioè sì. La monarchia provvedeva a questo e quindi non ce ne sarebbe stato bisogno, insomma. Ma in realtà poi il costume era già abbastanza diffuso e quindi diciamo si pentivano e donavano tutto alla Chiesa cercando così di salvarsi dai vari disfatti. Sì, e lo trovo interessante con questo tema. Mi inserisco per interrompere in questo punto la discussione. Non sono chiaramente d'accordo qui con il professor Lo Schiavo. Credo che ci sia una questione che riguarda sia la Chiesa ariana che quella cattolica, ed è la volontà invece del re e della stirpe di non alienare i beni dei guerrieri verso le chiese. Torniamo all'intervista. Diciamo, un altro tema importante della parte del diritto civile, ovviamente, come in tutte le società, ha a che fare con il matrimonio, no? Perché è l'istituto fondamentale per la struttura della società, per la trasmissione della gens, per tante altre cose, anche per la continuazione appunto del nucleo familiare. E anche qui abbiamo degli istituti abbastanza particolari, lei ha già fatto riferimento al mundio. Ci può parlare in un certo senso in generale del matrimonio e poi anche in particolare della condizione legale delle donne nel mondo longobardo, anche comparato a quello del diritto romano? Quindi parliamo un po' di mundio, di meta, di Morgengab, eccetera, di tutti questi istituti. I Longobardi arrivati in Italia sono costretti a fare i conti con questo uso radicato già con i Romani e sviluppato ulteriormente con la Chiesa Cattolica del matrimonio come vincolo inestinguibile, eterno e esclusivo, una sola donna e per sempre, che non piace molto ai guerrieri Longobardi e resistono un po' a questa idea. Ora si è, diciamo, un po' favoleggiato sul fatto che i Longobardi considerassero la donna alla stregua, all'origine almeno, alla stregua di una cosa, perché fosse oggetto di compravendita. Cioè io vado dal padre della ragazza che mi interessa, le offro un prezzo e me la compro. E non è esattamente così, nel senso che la donna non era affatto un oggetto, siamo sicuri di questo, la donna aveva una personalità giuridica, cioè era un soggetto di diritto. Doveva e poteva esprimere, per esempio nel matrimonio, il proprio consenso. Quindi non è un oggetto se esprime il consenso. Certo. Quello che rende la donna longobarda diversa dall'uomo longobardo è il fatto che questa sua capacità giuridica non la può esercitare da sola. I giuristi distinguono la capacità giuridica, cioè l'essere titolare di diritti e di doveri in astratto, e la capacità d'agire, cioè la capacità, possibilità, chiaro, potere di esercitare questi diritti. Per esempio, la donna può essere istituita erede, ma non può materialmente apprendere l'eredità, se non attraverso un suo rappresentante. Può difendersi se viene offesa in giudizio, ma non presenziando all'udienza, ma mandandoci qualcuno che la rappresenti. Ecco, ha capacità giuridica, non ha capacità di agire giudiziariamente. Chiarissimo. Quindi la donna, diciamo, proprio perché nasce e rimane per tutta la vita incapace d'agire, ha bisogno di qualcuno che agisca per lei, da quando è bambina sino a quando è anziana. E questo è quello che ha il mundio su di lei, e in sostanza. Questo potere, diciamo, che viene esercitato si chiama mundio. Ora, anche qui bisogna distinguere in questo caso. Non c'è una sovrapposizione tra la manus romana e il mundio longobardo, perché la manus riguarda la parte del pater familias, un potere che riguarda tutti i membri della famiglia, bambini, donne, uomini, anziani, tutti coloro che sono dentro la famiglia debbono rispettare l'autorità del padre. Quando però i figli maschi e le donne si sposano e i figli maschi diventano maggiorenni, escono dalla manus, dalla patria potestas, e sono soggetti di pieno diritto. Non così nel mondo longobardo, dove i maschi appena possono imbracciare le armi, 13, 14, 15, 17 anni, quando sia, sono completamente liberi di fare quello che gli pare, hanno certo il dovere di obbedire al padre, ma non una soggezione, non sono
Certo. Le donne no, invece, non possono fare a meno del padre che esercita per loro questa capacità d'agire che non hanno. Quando si sposano, a chi va questa capacità d'agire? Che vuol dire, appunto, rendere la donna attiva giuridicamente. Va al marito, noi pensiamo, e nella maggior parte dei casi andava al marito. E il marito, per avere questo potere sulla donna, pagava. Non pagava quindi la donna come oggetto, ma pagava il diritto di gestire gli affari, il patrimonio della donna. Quindi è un aspetto patrimoniale. È molto interessante questo, perché è una valutazione economica, lo diceva lei prima, quanto è importante la valutazione economica. Ovviamente più la donna è socialmente importante, più importante la famiglia, più il mundio è elevato, il prezzo da pagare, certo, per il mondo. La cosa singolare è che il marito può anche scegliere di non pagare questo mundio e di non acquistare il mondio, il potere sulla donna, cioè lasciare che continui il padre a gestire gli affari della donna. Questo è abbastanza strano, perché ciascuno di noi, se potesse, diciamo, avere questo potere sulla propria moglie, ben volentieri se lo assicurerebbe, no? Perché rinunciare? Ecco, perché se uno dimentica l'aspetto potestativo per guardare invece l'aspetto, diciamo, di amministrazione dei beni, se io voglio sposarmi quella donna, ma quella donna viene da una famiglia disastrata e il padre c'ha solo debiti, allora io non voglio acquistare i suoi debiti. Ecco perché posso non acquistare il mondio. Non so se l'esempio, chiaro, diciamo, rende bene l'idea. Allora, il mondio è la... contiene anche degli aspetti potestativi, perché per esempio il mundoaldo, alt, colui che tiene il mundio, ha per esempio voce in capitolo quando la donna si deve sposare o deve acquistare o deve vendere, no? Quindi c'è certamente questo aspetto, diciamo, dell'amministrazione del patrimonio molto importante. Quindi verrebbe da pensare a un amministratore, non a un tutore, perché il tutore ha solo la normale amministrazione dei beni del pupillo, del tutelato, mentre chiaramente il mundoaldo ha la piena amministrazione, quindi può vendere, appunto, può acquistare, può agire liberamente sul patrimonio della donna. Però ci sono anche degli aspetti, oltre che economici, anche di carattere potestativo. Può per esempio imporle un certo comportamento in pubblico, può indirizzarla verso un fidanzato piuttosto che un altro. Allora io ho riflettuto un po', ma quale figura oggi potrebbe indicarsi, apparentarsi, in modo da capire chi è il mondo alto? Il mondo alto. Non è un tutore, vi ho detto, ma non è nemmeno un amministratore, perché l'amministratore non ha poteri potestativi di indirizzo, di correzione, come li ha invece. C'è un po' tutte e due queste cose. Allora la figura che forse più richiama il mondo alto oggi è il manager sportivo. Se voi pensate a certe atlete, donne... Interessante! Ecco, dicevo, il manager sportivo, pensando a quelle ragazze, per gli sport in cui, diciamo, per forza di cose bisogna essere giovani, quindi quasi sempre si parla di atlete minorenni, che però partecipano a tornei, fanno molti soldi, sponsor, certo, televisioni, eccetera, e hanno bisogno di un manager. Però questo manager, trattandosi di persone di età ancora molto acerba, in sostanza, molto spesso infatti è il padre che fa il manager sportivo di queste atlete così piccole, decide a quali tornei andare, decide come comportarsi a quali feste, decide quali sponsor, decide tutto lui, in sostanza, e ha anche un potere correttivo direzionale, diciamo, li costringe ad andare a letto a una certa ora perché poi ci sono gli allenamenti, li costringe a rispettare certe regole, ecco, senza farla tanto lunga, insomma. Forse il mondo Aldo ha entrambe queste, come il manager sportivo per le minorenni, ha entrambe questi aspetti. Ma un'altra curiosità che mi viene è, lei ha fatto riferimento al fatto che la donna comunque ha delle proprietà. Qual è la fonte, per esempio, dopo il matrimonio dei beni della donna sposata? Perché una parte viene, se ho capito bene, viene dalla dote, una parte viene dal marito. Dunque, la donna riceve una dote dal padre che può arrivare al massimo alla quota di eredità legittima. Sì. Però riceve anche degli emolumenti dal marito
alcuni già al momento degli sponsali, cioè la promessa di fidanzamento, insomma la promessa di matrimonio. Per esempio la Meta, o Meffio anche si chiama, che è appunto una promessa di donare alla futura sposa una certa quantità di beni, che non può mai essere superiore al quarto del patrimonio dell'uomo, e che vanno proprio alla donna, quindi accrescono il patrimonio della donna, salvo che lei poi, come dicevo prima, non potrà gestire questo patrimonio, però sono soldi suoi, è roba sua in sostanza. E poi ci sono ancora altri donativi, c'è per esempio il Morgengabe famoso, Morgengabe, parola tedesca moderna, che vuol dire il dono del mattino, in latino si traduce il pretium virginitatis, cioè il dono che lo sposo fa alla sposa il giorno dopo le nozze, quando, diciamo, coram populo, cioè pubblicamente, donando, facendo questo dono alla donna, ammette di aver gradito la sposa, cioè l'ha trovata come doveva essere, poi dai denti illibata in sostanza. Ecco. Allora fa un regalo anche, diciamo, piuttosto importante alla donna, che si chiama dono del mattino, pretium virginitatis, in latino più preciso. Tutte queste sostanze, diciamo, poi possono essere aumentate se la donna riesce, o il mondo Aldo è tanto bravo da ampliare, da far fruttare questo patrimonio, oppure si impoverisce se il mondo Aldo è un po' un lazzarone e se ne approfitta e lo gestisce per suo tornaconto personale. Questo sì, no, non sembra garantire però moltissimo, perché se una donna è sotto il mondo del marito, il marito decide di alienare tutto questo, poi no, non le rimane nulla. La donna ha soltanto una possibilità: se il padre è ancora vivo, andarsi a lamentare dal padre, il quale a quel punto dovrà vedersela con il mondo Aldo marito, fino a condurlo in tribunale, minacciarlo di vendetta, eccetera eccetera. Ma se la donna nel frattempo è rimasta orfana, ha perso il padre, ha una sola possibilità, è quella di andare dal re, lagnandosi di come il mondo Aldo gestisce le sue proprietà. Se il re le dà ascolto, e naturalmente dipende da quanto la donna è altolocata, allora il mondo Aldo rischia molto seriamente, perché il mondo Aldo che si comporta male con la sua pupilla viene severamente punito da tutto il mondo Aldo. Ma è molto difficile che la donna riesca a far accertare queste malversazioni subite, sì, dal mondo Aldo, immagino. Se questo è il marito, in sostanza. Deve anche essere il marito potrebbe altolocata, facilmente proibirle di uscire. Deve essere altolocata a sufficienza da poter avere udienza dal re, addirittura in questo senso, e in più è molto difficile dimostrare appunto che ci siano malversazioni, mi ha venduto delle cose, mi ha gestito male i beni. Capisco che sia abbastanza complesso, ma un'altra questione è molto, ci sono veramente pochissimi articoli sulla parte come quello che noi chiameremmo il diritto processuale, no? Insomma, però so che lei soprattutto ha lavorato molto su cercare di ricostruire come funzionava il processo longobardo, perché so che ci sono varie tesi a riguardo. Ce ne vuole parlare? Ci può spiegare qual è la sua ricostruzione? Richiamando quello che avevo già cominciato a dire a proposito del diritto penale, il problema del processo è appunto l'assenza di un giudice autorità dello Stato e di una forza, sì, pubblica che costringa le parti a fare quello che non vogliono fare. Quindi il processo nasce se entrambe le parti si accordano per andare da un giudice. A quel punto, come dicevo, il giudice deve fare in modo che le parti arrivino a una soluzione senza che questo possa essere frutto della sua ingegnosità o della sua interpretazione della legge. Cioè le parti, in particolare quello che uscirebbe sconfitto dalla decisione del giudice, perché il giudice, noi siamo abituati a pensare che dà ragione a uno e torto all'altro. Questo lo può fare perché la parte che ha ragione secondo il giudice è tutelata dallo Stato, quindi mette a disposizione la forza pubblica per eseguire la sentenza, se la controparte sconfitta non lo vuole fare, no? Sarebbe il oggi si chiama processo di esecuzione, oppure nei processi penali c'è il carcere, insomma, c'è la forza pubblica che ti viene a prendere a casa o ti trattiene. Ecco, non essendoci questo,
la decisione non può che scaturire da un evento oggettivo, inconfutabile. Cioè, in sostanza, bisogna fare in modo che la decisione non sia discutibile. Non possa essere discutibile. E come si fa? La maniera più semplice e ovvia è quello di far derivare la decisione non dall'attività del giudice, ma dalla pronuncia divina. Allora, fare in modo che la divinità si pronunci. Chi ha ragione e chi ha torto. Se lo dice la divinità, è chiaro che non è discutibile la cosa. Però questa manifestazione, certo, della volontà divina deve essere essa stessa indiscutibile. Cioè, non può essere il frutto di un'interpretazione. Non è come, diciamo, un sacerdote che divina le viscere. No, non basta questo. Bisogna che tutti siano immediatamente consapevoli. Allora, diciamo, in tedesco si parla di giudizio di Dio, Gottesurteil, cioè si rinvia a Dio la decisione. Compito del giudice a questo punto, un po' come l'arbitro di una gara sportiva, per esempio, sapete tutti, no, le partite di calcio quando vengono decise ai rigori. Ai rigori come si fa a dire che vince la squadra che è più brava? Vince la squadra che è più fortunata, che sa tirare meglio i rigori, non certo quella che c'ha ragione. No? Lo sappiamo, abbiamo esperienze plurali di questo. Certo. Però, oppure la monetina che c'era ancora prima dei rigori, ancora peggio, no? La vittoria veniva assegnata se usciva testa o croce all'una o all'altra parte. È Dio che ha voluto che uscisse croce piuttosto che testa, è indiscutibile, insomma, è uscito croce, punto. Chi era legato alla croce vince, chi era legato alla testa perde. E il giudice si limita a questa attività. Si è a lungo pensato che il giudice, appunto, proprio perché non è... Questa era la tesi, diciamo, comune, che appunto il giudice fosse una sorta di arbitro di una partita. Cioè, sì, controlla che... insomma, nel giudizio germanico e longobardo in particolare, non ci fosse spazio, non ce ne fosse molto, per prove di tipo razionale, per argomentazioni del giudice. In base a queste prove io posso dire che no, perché le prove possono essere contestate, perché la discussione, perché la faida. Insomma, c'è sempre lo spettro della faida. No. Allora, diciamo, prove irrazionali, come il giudizio di Dio, l'ordalia. E i longobardi, per dire la verità, non conoscono il giudizio di Dio, cioè prove che... come mettere il braccio nel calderone con l'acqua bollente, allora se io riesco a tirare fuori il braccio illeso o quantomeno che guarisce miracolosamente in 3 giorni, vuol dire che Dio è con me e quindi ho ragione, eccetera. Non c'è questo nel diritto longobardo, c'è nel diritto franco, ma non nel diritto longobardo. Allora ricorrono a 2 prove, anch'esse irrazionali, e cioè il duello, chi vince il combattimento finto, o comunque ridotto a due soli elementi e non i gruppi familiari, si riduce, diciamo, il rischio, vuol dire che aveva ragione, perché Dio lo fa vincere, come Davide e Golia. Certo. Oppure, quindi a prescindere dal fatto che uno sia più forte dell'altro. Insomma. Questo fa molto Game of Thrones. Sì, è la mentalità. Ma anche Orazi e Curiazi, in sostanza. Anche Orazi e Curiazi, certo. Ecco. Oppure è la prova che Rotari e dopo Liutprando fanno mostra di preferire di gran lunga, la ritengono più seria, è quella del giuramento. Ma il giuramento non è il nostro giuramento. Noi giuriamo, siamo abituati ai telefilm americani, giuro di dire la verità, tutta la verità. Quindi si chiama giuramento de veritate. No? Io conosco la verità perché ho visto, e sotto giuramento, cioè impegnando la mia anima, dico, affermo solennemente quello che so, sì, per vero. No, non è questo. Il giuramento longobardo è un giuramento, si dice, de credulitate, ed è un giuramento plurale. Cioè la parte che viene invitata dal giudice a giurare giura ovviamente di aver ragione, giura che i fatti si sono svolti in un certo modo, Quindi afferma solennemente che le cose sono così e che è innocente, oppure che la parte che lui accusa è colpevole, perché può essere una delle, certo, due parti a essere invitata a giurare. No? Poi però non basta, bisogna che questo giuramento sia completato da una serie di altri giuramenti di altre persone, le quali però non giurano sulla verità dei fatti perché li hanno visti, perché non li hanno visti, non sono testimoni.
non sono dei testimoni, loro si fidano della parola della persona. L'incredulità è questo, vuol dire. Cioè io credo, se lui giura, siccome io lo conosco per essere un galantuomo, se lui giura io credo al suo giuramento e giuro di credergli. Questo è. Allora, a seconda della gravità, del valore della causa, possono essere chiamati 6, 12, addirittura in qualche caso si arriva a 72 o un intero paese. Giura. Tutti quanti devono giurare che è vero. Ma nel caso fallisce. Dei 12, no? Se non sbaglio, c'è una quota, cioè alcuni sono indicati da una parte, alcuni da un'altra. A questo ci arrivo subito, ma intanto capiamo che la prova riesce, cioè il tizio, il giuramento principale è vittorioso, quando tutti i coniuratores, così si chiamano, giurano nello stesso senso. Basta che uno solo si rifiuti e la prova è persa. E quindi la ragione va dall'altra parte. Ma voi mi direte, è facile, io chiamo a giurare tutti gli amici miei e loro certamente giureranno che io sono una brava persona, sono convinti, giureranno con me, io vinco. No, non funziona così. Perché appunto almeno la metà dei coniuratores viene scelta dalla controparte che riceve il giuramento. E allora voi direte, ma io scelgo tutte persone che odiano il giurante principale. No, io devo sceglierli tra coloro che conoscono il giuratore principale. Quindi parenti o amici. Allora devo sceglierli io perché mi fido più di loro che di altri, in qualche misura. Allora in qualche misura è come se li sfidassi. Io vi tengo per galantuomi, comportatevi da tale, da galantuomini, no? E appunto basta che uno solo abbia dei dubbi sul giuramento principale e non giuri e la prova è falsa. Lo stesso, per farla breve, soddisfa poco i nostri criteri in base ai quali amministrare la giustizia. Che giustizia è questa? Sì, solo sulle persone che giurano, io mi fido di lui, ci sono degli elementi è quasi quasi più giusto il duello, è quasi quasi più giusto il duello. Invece no, Leo Brando e ancora prima Rotary dicono di preferire come più serio, soprattutto per le cause importanti, il giuramento plurale. Allora, questa è la lettura tradizionale, però ci sono altre cose delle quali, gli storici del passato non si sono accorti o non hanno tenuto sufficientemente conto. La prima riguarda la facilità con cui una società di tipo agricolo, pastorale e non urbanizzata, non fortemente urbanizzata, quale doveva essere quella dell'Italia alto-medioevale, la facilità di trovare il malfattore in flagranza di reato era assai maggiore. La flagranza di reato, cioè cogliere con le mani nel sacco. Sfilare, per esempio, un bue, un cavallo da una stalla, quando i padroni dormono sopra, è difficile perché il cavallo fa versi, la mucca fa rumore, non solo, ma per esempio la mucca ha il campanaccio che serve esattamente come antifurto. E non è un caso che una norma dell'editto di Rotary punisca altrettanto gravemente il furto della vacca con il furto del titinno, cioè del campanaccio. Perché sì. È come rompere l'antifurto di una macchina, cioè è chiara certo, l'intenzione certo. Di rubare. Se tolgo il campanaccio sto togliendo l'antifurto. Lo faccio per questo motivo. Quindi voglio dire, oppure per esempio ammazzare una persona lo si poteva fare con la spada, e poi la spada ti rimane in mano, ti macchi di sangue, eccetera. È difficile poi nascondere il vestito insanguinato, la spada, eccetera. Quindi, oppure il furto. Io riesco a prendere una cosa mobile, però lascio le tracce per terra, perché per terra non c'è l'asfalto, ma c'è il fango, no? E allora se io ti seguo fino a casa le tracce e ti trovo la refurtiva in casa, quello per il diritto longobardo, per il diritto altomedievale, equivale al furto flagrante, anche se flagrante non è dal punto di vista nostro, oggi moderno. E quindi, allora, osservando quello che accadeva in questi frangenti, noi che cosa notiamo? Che la struttura del processo è grosso modo quello che ho raccontato prima, solo che il giudice non si comporta come l'arbitro della squadra di calcio, o meglio, si comporta come certi arbitri di squadre di partite di calcio, e indirizza la decisione. Perché se lui si vede davanti il racconto di una flagranza di reato, farà giurare la parte che si duole del furto, non quella che è accusata di furto. E capite bene che è molto più facile
per chi certo. ha scoperto il malfattore con il pugnale insanguinato, con la vacca ancora al seguito o con la cosa, la refurtiva in casa, e che soprattutto ha scoperto facendosi accompagnare dai vicini. Ci sono delle norme che prevedono l'obbligo dei vicini di rispondere con la presenza ad uccos, cioè alle urla. Aiuto al ladro, aiuto al ladro. Non basta. Devono andare, diciamo, è obbligatorio. Ecco, devono accorgere. Bisogna scendere giù, precipitarsi giù e assistere a quello che sta. Non solo ad assistere, ma se quello, il furfante, sta cercando di scappare, bisogna aiutare l'aggredito ad acciuffare l'aggressore. E a quel punto è facile per il giudice assegnare il giuramento ed è facile scegliere chi debba congiurare, cioè coloro che hanno assistito, e diventa molto probabile, ecco, per non dire certo, che il malfattore verrà condannato. Ora, si può dire che questo è un modello totalmente irrazionale? Non lo so, non mi parrebbe. Così come non è nemmeno vero che non si faccia riferimento a testimoni e a documenti. Ci sono dei casi, certo, sia pure nascosti, perché l'editto di Rotary non parla mai, non nomina mai il testimone. La parola testis, testimone, non esiste. Però ci sono figure che denunciano, per esempio, colui che ha raccolto da terra un bene mobile e non lo ha restituito. E chi è questo se non un delatore, cioè un accusatore, cioè un testimone che sa quello che dice perché lo ha visto e se ne prende la responsabilità, capite? E la stessa cosa, documenti scritti nel VII secolo, all'ottavo, quando Rotary fa l'editto, è già in quel lasso di tempo, insomma, tra Rotary e Liutprando, cominciano ad aversi i documenti scritti, i rapporti, i verbali dei processi, e si vede che chi aveva delle carte che per esempio documentavano come si era arrivati a possedere una terra, l'atto di proprietà in sostanza, poteva esibirlo al giudice, e il giudice in quel caso che faceva? Assegnava a lui la prova formale del giuramento, no? Chiaro, molto spesso chiaro. I monasteri vincevano perché avevano conservato la carta, per esempio la donatio pro anima, in base alla quale avevano ricevuto, contro le pretese dei parenti scontenti, riuscivano a prevalere perché avevano la carta. Quindi non è vero che il processo longobardo fosse totalmente in mano alle prove irrazionali. Ecco, anche questo, diciamo, va calato nel contesto molto, diciamo, medievale, alto medievale, molto deteriorato, se volete, dell'alto medioevo, ed era facilmente comprensibile, praticabile, apprezzato anche dai romani o dai romanzi. Non c'è più, sì, perché è un diritto più semplice, esattamente, è un diritto più semplice che poi ha una grande fortuna, perché poi diventa la base del diritto sostanzialmente italiano fino all'undicesimo secolo, quindi certamente sì. Le novità che poi proporrà Carlo Magno in realtà sono già contenute in nuce, quantomeno, nell'editto di Rotary e nelle leggi di Liutprando. Molto interessante. E una cosa che ho notato anche, che ci sono controversie anche addirittura tra città, e qui si hanno, c'era scritto anche nel suo paper, ma poi avevo anche letto altri Arezzo e Siena, argomenti, per esempio Arezzo contro Siena o Parma contro Piacenza, no? Si vede che comunque ci sono i messi reali che si recano per cercare di comprendere la situazione, di assegnare la causa in base a quello che hanno trovato, anche a delle prove, insomma, che vengono esibite. Qui siamo già nella fase dall'altro. Post-rotariana, cioè i re successivi che intervengono e fanno valere la loro autorità regia, mandano dei messi, cercano, insomma, di garantire un minimo di giustizia giusta, diciamo, che prevalga sulla violenza, ecco. Eh sì, siamo già in un'epoca diversa, perché appunto nell'VIII secolo cominciamo ad avere molta più documentazione, anche se quindi chiaramente, per esempio, le cessioni scritte sembrano diventare sempre più prevalenti rispetto a quelle. Dico soltanto una cosa, che i casi di controversie, soprattutto controversie che riguardano
proprietà che vengono decisi con ricorso al duello si contano sulla punta delle dita di una sola mano. Ah, quindi... Normalmente invece si ricorre al giuramento con tutti quegli avvertimenti che dicevo prima. Chiaro, chiarissimo. Un'ultimissima cosa che le volevo chiedere, anche perché insomma comunque una bella intervista, l'ho tenuta per tanto tempo, è appunto abbiamo cominciato a parlare di come evolve il diritto longobardo. Quali sono le principali novità che sono inserite dai successori di Rotary, quindi soprattutto da Liuprando ho visto, ma anche da altri? E beh, sono fortemente influenzati dalla Chiesa. Con Liutprando c'è la conversione al cattolicesimo, che in realtà c'era già in maniera strisciante già nelle generazioni precedenti, molti longobardi, ma soprattutto i longobardi ormai si sono fusi con la popolazione, hanno preso. Poi bisogna vedere quanto cattolici fossero i romanzi, che tipo di religione fosse all'epoca condivisa, perché sappiamo di preti che si sposavano, sappiamo di preti che andavano in giro con la spada e via dicendo. Vabbè. Novità tecniche: Liutprando ne introduce, appunto, valorizzando il documento, parlando per primo di testimoni, di prove testimoniali in fatto di processo, ma anche in fatto di regime della proprietà, per esempio, stabilendo l'importanza dell'atto scritto, costringendo cioè le compravendite a una. Chi volesse compravendere, insomma, fare degli atti scritti, ecco, ci si avvia verso una, tra virgolette, normalizzazione. I miei colleghi che fanno diritto romano direbbero romanizzazione del diritto longobardo. In realtà c'è un'evoluzione anche qui culturale, tutto qui. Sì, certo. No, non necessariamente romanizzazione. Ecco, un maggior favore per la condizione della donna, una maggior tutela per le vedove, gli orfani, eccetera, queste cose qui, insomma. Professore, la devo veramente ringraziare, è stata un piacere. Ovviamente abbiamo solo grattato la superficie, mi rendo conto, ma comunque credo molto interessante per cominciare a comprendere questa struttura di una società e di un sistema legale che può sembrare alieno, ma che, come durante la discussione abbiamo notato, diventare sempre più familiare in un certo senso. La ringrazio veramente per la sua disponibilità e per essere venuto qui per parlare di diritto longobardo. Grazie veramente moltissimo. Un saluto, una buona serata a tutti. Spero che questa discussione vi sia piaciuta, almeno quanto sono stato onorato io di farla. Ringrazio ancora il professore Lo Schiavo per il tempo che ci ha dedicato. Alcune parole prima di salutarci, per approfondire alcuni aspetti coperti dall'intervista. Il professore Lo Schiavo ha fatto riferimento al latino in evoluzione del testo dell'editto. Si tratta della prima traccia che qualcosa si muove sul fronte linguistico in Italia. La via per arrivare al volgare medievale di Dante è appena iniziata, fermo restando che il testo è scritto in latino. Il testo dell'editto è interessantissimo per i linguisti anche per la presenza continua di termini germanici, spiegati in latino dal legislatore in modo che siano chiari anche al lettore di lingua latina. La faida è l'inimicizia, il gravworfin è la violazione dei sepolcri, pulslahi è una lesione, fulboran è il figlio legittimo, aistan è l'ira, oberos è la violazione del domicilio, e via dicendo. Ne citerò altri nel prossimo episodio, non temete. Leggere l'editto nella sua interezza è stato per me come aprire una finestra sul mondo del VII secolo e sono davvero grato che il testo dell'editto sia sopravvissuto nella sua interezza. Solo chi manca di curiosità, a mio avviso, non si divertirebbe nel trovare le differenze tra la mentalità romana e quella germanica, per esempio. Quanto alle fonti dell'editto, le abbiamo accennato nell'intervista con Lo Schiavo. Ricordiamo che la storia longobarda si divide in fasi. Se diamo retta alla scuola di Oxford e non a quella di Vienna, abbiamo una fase germanica, dal primo al IV secolo d.C., seguita da una fase pannonica,
influenzata dagli Unni prima e poi dal servizio come federati dei Longobardi verso l'Impero Romano, questo nel V e poi nel VI secolo d.C. L'ultima fase è ovviamente quella italiana, a partire dalla seconda metà del VI secolo. Non è possibile esserne certi, ma sembra che un nucleo di regole contenute nell'editto abbia origini probabilmente molto antiche, forse risalenti addirittura alla fase germanica. Ci sono una serie di istituti, come il duello o le regole della successione, che si ritrovano in altri diritti germanici, o che almeno stimiamo essere germanici. Per non parlare del fatto che le regole più antiche sembrano rispecchiare quanto ci è descritto da Tacito nella sua Germania, nel primo secolo d.C. Di converso, la Chiesa e il suo diritto non sembrano preoccupare molto Rotari. A parte le dichiarazioni di intenti nel prologo dell'editto, quasi nulla del contenuto è derivato o improntato al messaggio cristiano. Non solo. Un dettaglio importante dell'editto è che non è possibile lasciare in eredità alla Chiesa i propri beni, impedendo quella che, all'interno dell'impero romano medievale, era la principale fonte del continuo accrescimento del patrimonio immobiliare della Chiesa di Roma, Ravenna, Costantinopoli e in generale di tutte le città dell'impero. Questo aspetto sarà completamente ribaltato da una delle principali innovazioni legali del cattolico Liutprando, un grande favore alla Chiesa del suo tempo, un favore che la Chiesa di Roma non ricambierà affatto, ma questo lo vedremo nel prossimo secolo. Quanto alla procedura del processo, vi anticipo alcuni pezzi dell'editto per chiarire quanto detto dal professore Lo Schiavo. Il capitolo 9 dell'editto regola in un certo senso il funzionamento del diritto penale longobardo. Se qualcuno accusa un uomo dinanzi al re di un crimine punibile con la morte, sia consentito a chi è stato accusato di dare soddisfazione tramite giuramento e di scagionarsi. In sostanza, anche in casi di delitti capitali, c'è una procedura di fronte ad un giudice che utilizza principalmente il metodo dei sacramentali, ovvero uomini che giurano assieme all'accusato, asserendo solennemente di conoscerlo come galantuomo e che per questo credono alla sua dichiarazione di innocenza. Come detto dal professore Lo Schiavo, è un sistema che può sembrare arbitrario e privo di ragionevolezza, ma si basa sulla rispettabilità delle persone, sul valore della propria parola, sul timore dell'ira divina per lo spergiuro, elementi che oggi sono molto meno sentiti di allora. Il giuramento era infatti considerato dai Longobardi un atto molto solenne. Inoltre bisogna considerare altri due fattori. Innanzitutto su 12 sacramentali, il numero abituale, era sufficiente che uno si rifiutasse di giurare che la prova si intendeva fallita. Infine ricordo che 6 dei sacramentali erano nominati dall'accusa. Ma come si svolgevano questi giuramenti? Il capitolo 359 spiega, per quanto possibile, la procedura che si seguiva. Se vi è una causa qualsiasi tra due uomini liberi e si deve fornire giuramento, se la causa è di 20 solidi o più, si giuri sui santi Vangeli con 12 aiuti, cioè sacramentali, in modo che 6 di loro siano nominati da colui che muove l'accusa, il 7° sia colui che è accusato e 5 siano dei liberi scelti dall'accusato. Se la causa è inferiore ai 20 solidi, fino ai 12 solidi, giurino in 6 sulle armi consacrate, 3 dell'accusa più l'accusato, e 2 uomini liberi scelti dall'accusato. Se la causa è inferiore ai 12 solidi, giurino in 3 sulle armi, l'accusato, uno scelto dall'accusa e uno scelto dall'accusato. Se a vincere la prova è l'accusato, l'accusa dovrà risarcire sia l'accusato che il re, e questo per il disturbo. Un vantaggio finanziario per il sovrano e un incentivo a non muovere accuse senza una ragionevole certezza di riuscita. Il giuramento è il sistema preferito dal legislatore per provare l'innocenza o la colpevolezza, ma non è l'unico.
esisteva anche il duello giudiziario, detto anche giudizio di Dio o sotto lo scudo. Sempre nel capitolo 9 possiamo leggere: se sorge una tale causa ed è presente l'uomo che ha mosso l'accusa, sia consentito all'accusato di stornare da sé l'accusa, se ne è in grado, per mezzo di un campione, cioè con un duello. Il duello però non è possibile che in alcune casistiche, via via limitate dal legislatore. Lo stesso Rotari, nei capitoli 164, 165 e 166, impedisce l'utilizzo del duello in casi di adulterio, di nozze contestate o di omicidio familiare. E questo sempre con la formula: appare ingiusto che una causa tanto importante venga risolta sotto uno scudo. Tyrion Lannister, insomma, non sarebbe riuscito a scagionarsi facilmente dall'accusa di aver ucciso la mano del re grazie ad un duello vinto da Bronn. Giuramenti e duelli sono prove cosiddette irrazionali, questo perché nulla hanno a che fare con la vera colpevolezza dell'accusato, ma si basano sul giudizio di Dio o sulla rispettabilità dell'accusato agli occhi di altri 11 individui. Nel processo longobardo sembra mancare del tutto l'esibizione di documenti o l'uso di testimoni, i principali strumenti del processo romano, certamente più razionale, ma anche molto più costoso, lento e complicato. Eppure, come detto dal professore Lo Schiavo, abbiamo ampia prova nei processi dell'VIII secolo o nelle controversie che conosciamo tra le città, come quello celebre tra Arezzo e Siena, che i documenti e le testimonianze venivano utilizzate nei processi di quel secolo, assieme a vere e proprie indagini da parte degli ufficiali nominati dal re. Ritengo quindi ragionevole che il loro utilizzo sia ancora antecedente e risalga già all'epoca di Rotari. D'altronde questo utilizzo dei documenti scritti non è limitato all'VIII secolo. Nello stesso editto abbiamo prove che i documenti venivano utilizzati nel regno longobardo. Per esempio nel capitolo 243 si precisa: chi prova a falsificare un documento o un atto di vendita abbia la mano tagliata. E a cosa serve un documento se non a provare di fronte a un giudice o a terzi il proprio titolo alla proprietà? Questo d'altronde è confermato anche dal capitolo 227. Se qualcuno compra della terra e la possiede per 5 anni in presenza di testimoni e in seguito il venditore lo cita in giudizio dicendo di avergliela solo data in prestito e non venduta, esibisca il documento scritto con il quale gli è stato detto di darla in prestito. Se non ha il documento, il compratore non faccia altro che prestare giuramento di aver comprato il bene, e allora gli sia consentito di possedere stabilmente ciò che ha comprato. Trovo questa norma assolutamente illuminante, perché dentro c'è di tutto, c'è una sorta di usucapione, basta possedere per 5 anni una proprietà e l'onere della prova passa al venditore, non al compratore. Ma soprattutto c'è la prova provata, nero su bianco, che i Longobardi usavano i documenti nei processi. Ma davvero, gli storici dell'Ottocento che sostenevano il contrario non sanno leggere? Infine, una nota sul cosiddetto diritto castrense, il diritto semplificato e snellito che i Romani applicavano nelle cause militari e che imponevano anche ai loro federati. Qui basti aggiungere che anche il diritto arabo, quello della cosiddetta Costituzione di Medina, riporta molte norme tipiche del diritto castrense, a conferma dell'influenza di Roma anche nei territori di altri federati, ovvero le tribù arabe che militavano con i Gassanidi e perfino nello Hijaz. I Longobardi e gli Arabi, in un certo senso, utilizzano le stesse fonti per parti del loro diritto. E questo è quanto per oggi. Nel prossimo episodio andremo a leggere l'editto. Ho utilizzato a riguardo l'ottimo libro di Claudio Azzara e Stefano Gasparri, Le leggi dei Longobardi, un'opera pregevole e commentata ottimamente. Credo che sarà un'esplorazione interessante in un mondo alto medievale, allo stesso tempo alieno e molto familiare. Grazie mille per l'ascolto.
Questa puntata è molto lunga, quindi ringrazio a fine episodio tutti i miei ascoltatori e soprattutto tutti i miei mecenati. Siete voi che rendete possibile questo podcast ogni giorno e ogni mese. Grazie di cuore. Grazie anche a Valerio per essere l'attore di questo podcast e a Riccardo Santato, come sempre, per le sue musiche. Oggi ce n'è una nuova. L'avete ascoltata? Per quanto mi riguarda, non resta che darvi appuntamento alla prossima puntata. A presto!